Buonasera a tutti, sono Antonella Iris De Pascale, artista, arte terapeuta. Ci incontriamo questa volta con questo quadro che ho molto a cuore, forse un po' tutti li ho a cuore, ma questo è un quadro di qualche anno fa, del 2015. È un po' il quadro che insieme a un altro che vi presenterò la prossima settimana ha aperto la mia nuova vena, direi. Mi ha ispirato, è nato un mio nuovo stile, tutto questo in un viaggio in Marocco. Questa donna è una delle tante donne che io ho incontrato per la strada a Tangeri camminando. Devo dire, sono rimasta colpita dalla bellezza, dai colori dei vestiti, ma da questo abbigliamento che faceva soltanto vedere gli occhi. Quindi ne ho fatto una mia poetica e l'ho fatto mio, nel senso che io ho deciso di comprare uno di quei vestiti, me lo sono indossato perché avevo bisogno di sentirmi in quei panni. Questa è un'opera che ha una valenza culturale e sociale. Infatti, il soggetto è quello di una donna a cui la società impone un velo. Per me, che non è così per tutti, ma è soggettivo, è anche un po' una negazione di identità, anche se qualcuno lo sceglie per cultura e per altri motivi. Però, nonostante tutto questo, nel mio quadro la donna ha la pelle tatuata con l'henné, come sono molte donne, usano questa tipologia di tatuaggi prima di sposarsi, simbolo di tradizione antiche, così come dietro le maioliche e le splendide ceramiche che mi hanno affascinato durante il mio viaggio in Marocco. Ma il punto è che sopra questa donna volano su questo telo arancio delle leggiadre figure femminili nude, eteree, che per me sono sempre quell'immagine simbolica dell'anima. L'anima è sempre nei miei quadri, volteggia. Quell'essere libero al di fuori di ogni luogo, cultura, religione. Quest'opera la chiamo opera perché ha avuto diversi consensi, diverse critiche. È un quadro veramente molto forte. Diciamo che sicuramente il messaggio è un messaggio impegnativo, chiaro. Le modalità espressive, i colori sono quelli che uso da un po' di anni nella mia arte, tra il digitale e ovviamente il pittorico. Cos'altro posso dire? Posso dire che chissà, a prescindere dal velo, non so quante e altre, e parliamo sempre di donne, possono sentirsi negate. Non è solo una questione di velo, ma ci sono anche altre situazioni in cui ciò può accadere. E vi lascio guardare, riflettere come sempre e vi auguro buona vita a tutti. Ciao. A volte ci schiacciamo i coglioni da soli. Nei giorni scorsi, la costituzione della task force organizzata dal governo Conte ha suscitato non poche polemiche per la carenza di donne al suo interno, facendo gridare all'antifemminismo che le quote rosa non erano state rispettate, che le donne tendono ad essere escluse o comunque sempre in forte minoranza nelle cariche importanti e nel mondo del lavoro in genere. Ho cercato conferme a quanto già conoscevo, brufolando tra dati e peculiarità. È indubbio che la condizione della donna nella società è passata attraverso notevoli modifiche nel corso dei secoli, a seconda dell'evoluzione e della diversità dei fattori geografici e storici, e che in quasi tutti i tempi e paesi la donna fu sottoposta a un trattamento meno favorevole, relegandola spesso al ruolo di regina del focolare. Ma quanto è ancora così?
Anche qui dobbiamo dire che gli analisti hanno svolto un lavoro egregio e in proposito, per chi l'avesse saltata, lo invito a guardare la puntata dei I pensieri della sera del 26 marzo. Leggendo qualche dato, si scopre che ancora oggi le donne che lavorano spendono in media 26 ore a settimana per la casa, mentre gli uomini solo 9. Vedendola in percentuale, ne esce che queste si preoccupano ancora esclusivamente nel 79% dei casi di cucinare e dei lavori domestici. In particolare, lavare e stirare grava per il 94% su di loro, pulire la casa per il 77% e la preparazione dei pasti per il 76,6%. Gli acquisti di beni e servizi sono invece l'attività che più si avvicina alla parità tra i partner, con il 56,2% del tempo a carico delle donne, che nel giorno medio vi dedicano 22 minuti contro i 15 minuti del loro partner. Ma l'analisi gira intorno a dati, percentuali, situazioni e non arriva al centro del problema. Quanto è performante una donna? Che caratteristiche positive e negative possiamo contarle? Fin dagli inizi l'uomo andava a caccia. La donna badava al villaggio, curava i figli, creava abiti, puliva la casa, cucinava le prede. Primo assunto, la donna si concentra su più attività contemporaneamente. Sappiamo che per molto tempo la donna è stata considerata inferiore all'uomo sul piano civile e politico, ma se consideriamo che già Aristofane aveva cercato di aiutarla in tal senso, suggerendole pubblicamente nella sua Lisistrata, come poter diventare detentrice del potere riuscendo, nella commedia, addirittura a mettere fine alla guerra tra Sparta e Atene, possiamo formulare il secondo assunto. Le donne non accettano consigli dagli uomini. Inoltre, la storia ci insegna che se queste non hanno accettato consigli dagli uomini, neanche tra di loro hanno saputo aiutarsi. Prendiamo ad esempio le grandi donne della storia come Giovanna d'Arco, Elisabetta I, Caterina la Grande, Paolina Bonaparte, Anna Bolena, Isabella di Castiglia, tutte donne da un potere incredibile. Perché è vero, come diceva Virginia Woolf, che dietro un grande uomo c'è una grande donna. Ma è anche altrettanto vero che queste utilizzavano il potere per comandare gli uomini e con gli uomini, senza prodigarsi per cambiare lo stato sociale del genere femminile. E in considerazione del fatto che Olympe de Gouges, una delle prime sostenitrici dell'emancipazione femminile, con la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina del 1791, ponendo la questione sul ruolo negato nello spazio pubblico alle donne, che venne denunciata finendo sulla ghigliottina per mano delle donne repubblicane dell'epoca, forse tutti i torti non ce li avevano. Terzo assunto, una prerogativa femminile è l'invidia tra le donne. Fortunatamente, dall'Ottocento in poi le cose iniziano a cambiare e le tre fasi in cui possiamo dividere le cosiddette ondate del femminismo hanno portato nuove priorità e metodi e conquiste verso la parità con lotte e ribellioni che hanno condotto verso l'uguaglianza. Anche se per comprendere quanto uomini e donne possano essere uguali è necessario soffermarsi sulle diversità di genere. Prendiamo alcune caratteristiche. Nel cervello degli uomini il centro della parola si trova nell'emisfero sinistro e quello dell'orientamento spaziale soprattutto nel destro. Nella donna questa separazione non esiste, anzi gli emisferi sono collegati da un numero di cellule molto più alto rispetto a quelli del maschio. Quarto assunto, la donna mentalmente è più veloce. Il glucosio presente nel sangue fornisce energie necessarie per affrontare i compiti mentalmente impegnativi. La reazione allo stress la otteniamo come risposta al piacere e nel processo di risanamento, producendo le endorfine che nel maschio si sviluppano solitamente facendo sport e nella donna parlando tanto. Quinto assunto, la donna è più riflessiva. Studi ci dicono che la pelle di una donna è 10 volte più sensibile di quella di un uomo e che in situazioni di empatia l'afflusso del sangue al cervello di una donna è 8 volte superiore a quello di un uomo. Sesto assunto, la donna è più emotiva e più intuitiva. Inoltre, questa ha una maggiore capacità rivolta all'apprendimento delle regole, al controllo dell'attenzione e dei riflessi. Cosa che non si riscontra nel maschio, volto maggiormente a comportamenti rischiosi e istintivi a causa della prevalenza del testosterone. Settimo assunto, la donna è più responsabile. E dal momento che mi sono fatto già troppi nemici, qui mi fermo. Però, tirando le somme, dobbiamo dire, a parte qualche difettuccio,
che la donna ne esce con un quadro altamente positivo, performante e con grandi potenzialità per il mondo del lavoro. E allora, spettabile Presidente del Consiglio e voi imprenditori tutti, vediamo di coinvolgere di più queste donne, anche a discapito forse di qualche maschietto. E se questo poi dovrà rimanere a fare il casalingo, se ne farà una ragione. L'essenziale, però, è che le signore, quando tornano a casa, sorvolino se c'è ancora della polvere sui mobili, i pavimenti non tirati a lucido e non tutti i vestiti stirati, perché per noi maschietti, facendo una cosa alla volta, 7 giorni per tutti questi mestieri potrebbero non bastare. Io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima. Adesso vi lascio a Chiara Miriam Novelli, una scrittrice fiorentina che saprà entusiasmarvi. Mi raccomando, rimanete qui, su Arte Bella Riva. Un saluto a tutto questo meraviglioso gruppo, un abbraccio a Orlando, ringrazio dell'opportunità di poter parlare di un mio libro e colgo l'occasione per parlare di due, ma in realtà sono due libri che nascono uno dall'altro, non so se come si vedono, si chiamano entrambi Fragmenta e sono due piccoli diari di viaggio, di fotografia. E poesia. Questa è la mia grande passione per i viaggi, che diventa parola, che diventa immagine. Il primo è un piccolo viaggio verso il mare. Qui siamo in Toscana, si parte da Firenze e si arriva a Livorno. E si arriva a Livorno, vedete con dentro piccole Polaroid di tutti i momenti in cui mi sono sentita particolarmente ispirata, mi sono fermata, ho fatto la foto. E ho lasciato lì che le parole arrivassero. L'altro, sempre frammenta, ma piccolo viaggio andaluso, e qui c'è tutta la Spagna araba, la meraviglia di questa terra della luce. Stessa cosa anche qua, versi e parole, piccole polaroid, in questo caso a colori, di tutti i momenti che ho trovato di particolare bellezza e ispirazione. Bene, di questi vi leggo un piccolo contributo di Fragmenta, quando i frammenti sono stati quelli della Spagna. E per voi, con piacere, nella radiazione. Nella radiazione si appanna un ruscello di liquido immoto. E tra foci che errano sorgive e respira la valle nell'ora perduta che ora cade. Gioia che guarisce le piaghe fonde tra lo stile ogni giorno nell'ascolto e alla forza dell'ondulare, del versarsi, perché è grande questo tempo e i raggi così vivi agli occhi cadono in pace intorno alle carcasse di vecchie navi, nell'ampia acqua il sole seduto. Fra l'onda di quanto grande sia il vivente. Un odore marino, lontananze ventilate su vecchi giornali, barche distanti dove si pesca lontano dai pesci, con l'onda nelle scarpe come in un'estate perenne, come in un inverno in divenire. Si lascia la terra con un tuffo, senza un timore di mare grigio, dentro una luna giocata. Fra balene e giorni di vento e risacca. Grazie, un saluto a tutti e un abbraccio.